Una visita al meeting molto attesa, quella di Monsignor Nunzio Galantino. Al suo arrivo visita i padiglioni allestiti per l'evento e scherza con i fotografi, ma tiene a distanza i giornalisti che lo attendono numerosi, senza far cenno alle polemiche dei giorni scorsi. Poi l'attesa relazione accolta da applausi. Il segretario generale della CEI invoca l'avvento di una società dove le scelte non siano guidate dalla ricerca dell'utile e che sappia fare del limite una risorsa. Una società che sappia risollevare i poveri per non creare un mondo a due velocità. Un invito che Monsignor Galantino rivolge anche alla Chiesa. Una Chiesa che fa del limite una risorsa assume lo stile missionario tanto invocato da Papa Francesco, divenendo sempre meno dispensatrice di servizi e sempre di più ospedale da campo, chinata sugli ultimi, nei quali è racchiusa la più grande ricchezza, nei quali è presente lo stesso Signore, dai quali spera di essere accolta nel regno dei cieli. Altra attesa testimone al meeting, Rula Ghani, First Lady della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, che ha raccontato il suo impegno per il paese e per la democrazia. Sono nata in Libano in una famiglia cristiana, mi sono sposata con un rito musulmano e sono stata accettata a braccia aperte da una famiglia musulmana. Il mio impegno è per tutte le persone in Afghanistan, indipendentemente dalla loro età, dal loro sesso, dal loro credo politico-religioso, dalla loro appartenenza etnica.